Amici, volevo iniziare questo video facendovi vedere il fogliazzo, perché sì, per chi se lo fosse perso nell'ultimo episodio, abbiamo creato il fogliazzo nel quale ho scritto molti, praticamente tutti, i vostri commenti. Sono commenti come la casa sulla montagna, scritto nell'episodio 13 da The Real Tia, per esempio, oppure la sala degli iscritti, che tra l'altro dovrò farla, sempre nell'episodio 13 di Ninja Gamer, e comunque ci sono un casino di commenti, ora non so se si leggono, però in questo episodio volevo prendere il commento dell'episodio 15, ovvero quello precedente, di Giovanni Buzzetta, ovvero la piscina. Quindi, signori, andiamo a creare una bella piscina sperando di avere abbastanza quarzo. E ovviamente scrivetemi altri commenti perché io li segno tutti sul fogliazzo. Iniziamo. Signori, siamo spawnati direttamente sopra il magazzino. Ora, prima di fare la piscina e andare a dormire perché è notte, prenderei un cartello e sul cartello volevo dare il nome al magazzino. Ora, volevo dividerlo in due perché non so se... Aspettate, magazzino. E signori, fidatevi che a molti di voi piacerà questo nome. Indovinate come lo chiamiamo in onore anche di coloro che seguono Fortnite: magazzino Muffito. Ora, io l'ho scritto così, però so che c'è un modo migliore per scriverlo. In caso ditemelo, o a meno che non mi venga in mente dopo. E il commento, se non mi ricordo male, l'ha scritto ZTR Vincenzo. Mi sembra, fatemi controllare al volo. ZTR Vincenzo. Memoria, in ogni caso lo inserirò anche nel video, perché c'è appena scritto quel nome ho detto no, per forza devo chiamarlo così il magazzino, perché è bellissimo. Qua tra l'altro ci potrei mettere altre scale. Vabbè, ci penseremo. Lasciamo giù i cartelli. Mi tengo un po' di legna, vabbè, ce l'ho già da parte. Devo prendere il quarzo. Sì, c'ho un po' di quarzo, non so se ne ho abbastanza. Anzi, mi sa che non ne ho abbastanza per appunto la piscina. Andiamocene nella nostra bella fornace automatica a cuocere i mattoni. E in teoria, quando abbiamo finito di mettere il quarzo, possiamo mettere i mattoni e dovremmo riuscirci, sempre che bastino. Se non bastano, pace, mi metterò un po' a piangere. E ok, i mattoni li ho messi a cuocere, ce li ritroveremo direttamente nella cesta. Qua continua a essere pieno di zombie, ragni, mob, scheletri, spawn, spirits. Quindi ce ne andiamo a dormire e appunto ci andiamo a fare la piscina. La piscina. Che tra l'altro in realtà nell'ultimo episodio me l'avete scritto in un paio, però anche negli altri episodi me l'avete scritto in tantissimi, quindi ringrazio tutti in generale. E sì, questo sarà il nostro luogo degli scavi. Ora, il mio piano era, no, non era fare una piscina e basta, semplicemente una piscina tipo qua, bensì intorno alla casa, volevo farla un po' particolare. Spero che esca una cosa interessante, ma ora vi farò vedere un po' la mia idea. Tipo, volevo fare una sorta di spazio 1, 2, 3, 4, perfetto, 4, e farci una piscina, quindi qua in questi 4 metterci l'acqua. Dovrei togliere questi cosi. Stavo pensando di farla tipo una cosa del genere. Dovrei scavare perché non ce l'ho bene in mente. Una roba del tipo qua scavo, scavo anche così, e in teoria dovrei metterci l'acqua. Dovrebbe andare bene. Poi il terreno ovviamente sarebbe da cambiare, però dovrebbe andare bene. Sì, perché se io metto tutta l'acqua qui, poi esce un blocco lì, o devo scavare due? Forse devo scavare due. Allora, sì, mi sa che farò così. Del tipo, rendo tutto piscinato. Quindi qua ci sono i cosi e niente, lo faccio fino a tipo qua. Quindi questo sarà una sorta di confine. E idem di qua. Quindi una cosa del genere. 1, 2, 3 e 4. Ne ho tolto più che altro uno di troppo. Quindi sostanzialmente devo farmi dei secchi, che in realtà ce li ho già, però non ho voglia di andarli a prendere, me ne faccio un paio, e scavare tutto. In realtà nella mia mente è una buona idea. Sarà una buona idea anche nella realtà? Ah, e poi bisogna rendere tutto piastrellato così. Le robe le ho messe a cuocere, che tra l'altro nel prossimo episodio vediamo cosa potrei fare mentre scavo senza guardare. No look. Potrei fare o la sala degli iscritti, che ci sta, dove tipo metto tutti i vostri suggerimenti, oppure anche la stalla dei cavalli dovrei fare, non lo so, comunque ho dei piccoli miglioramenti, magari un episodio di piccoli miglioramenti, non lo so, comunque avete delle bellissime idee che io ovviamente non ho. Ora spero che la palla non si rompa, ma mi sa proprio che ci dirà addio. Ti prego, fammi finire almeno questa terra, poi puoi anche distruggerti, non mi... Ok, devo craftare un'altra pala e tra l'altro devo anche andare a dormire. Quindi finiamo prima con questa palettina e poi vado a dormire, perché costruire di notte anche no.
E niente, tra l'altro una piscina un po' particolare che magari vi può interessare, se qualcuno ha fatto una casa simile può benissimo riprodurla. Ciò sto vizio di andare a dormire nelle case dei villager, ma in realtà ce l'ho il letto in casa, non so perché non lo uso, che sono stupido. Dovrei mettere tutte le cose, le piastrelle, sperando che esca una cosa buona, e dovrei fare anche una sorgente. Sorgente dovrebbe chiamarsi di acqua infinita. Ok, allora intanto ho questi 58 blocchi, li uso un po' tutti e poi vado a prendere gli altri, li prendo, li metto ovviamente e poi vado a mettere anche l'acqua. E speriamo che questo episodio non esca fallimentare. Non credo proprio, però nel dubbio, sai com'è? Non si è sempre mai troppo sicuri. Sì, comunque, magazzino muffito è troppo bella come idea. Pietra levigata. Ah, ho sbagliato. Cioè, non è che ho sbagliato. L'avevo già cotta. Ah, che stupido, signores. Guardate, per chi non avesse capito, perché sto un po' parlando da solo. E se mettessi la pietra levigata? Voglio provarla. Quindi, a noi la pietra. Oddio, sono indeciso. Non lo so, non lo so. Per ora. Che palle, sono indecisissimo. Allora, per ora teniamo i mattoni di pietra. Non lo so, ditemi voi, dai, facciamo che mi dite voi. Io per ora tengo i mattoni, in realtà mi piace di più l'altra. Non lo so, sono indeciso. È tipo 50-50, cioè vanno bene entrambe. Quando ti dicono cosa preferisci è uguale. Ecco, in questo caso è uguale. Però, non lo so. Quindi, nel dubbio lo finiamo con la pietra. Noi con la pietra, con i mattoni. E mi farete sapere voi se preferite la pietra o meno. Ok, quindi qua ha fatto tutto e ora devo solo mettere l'acqua. Vediamo come esce con l'acqua. Interessante, molto interessante. Però dai, ogni volta devo fare avanti e indietro. Sono proprio curioso di vedere quanto ci metto. Secondo me ci metterò almeno 20 minuti. Almeno. Anzi, vediamo. Ora sono le 19:22. Secondo me finisco a 19:38. La butto lì. Proprio il numero totalmente a caso. Tre piccoli porcellini, siamo tre fratellini, mai nessun ci dividerà. Sto impazzendo piano pian, piano pian, piano pian, sto impazzendo piano pian, pian 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 pian. Ok, da quanto ho capito mancano due secchiate, mi sembra, e ho finito e sono le 27. Ah, ci ho messo 5 minuti, in realtà pensavo di metterci di più. Non so perché, però mi sembrava un lavoro lunghissimo, invece ci ho messo molto poco. Allora, a mio parere, posso dire che è una figata e posso anche dire che ci vogliono più di due secchiate. Dai, me ne manca una. Oh, no, perfetto. Bello! Vediamo se è tutto giusto. Qua sì, qua sì, qua sì e qua sì. No, sono caduto. È vero, e se cadi nella piscina? Tipo non torni più. Vabbè, fatto sta che qua è tutto giusto. Perfetto, ora. Ora. Le piastrelle anche ci stanno molto bene. Però non so se quarzeggiarla tutta. Non lo so. Perché dovrei metterlo sia sotto che sopra. Dovrebbe essere doppio. Tanta roba doppio. Non lo so, però per ora in realtà mi piace così. E sinceramente mi va bene. A meno che non potrei anche ampliarla, tipo farla così. E così, però no, dai. Cioè, figo, molto figo. Per ora la tengo con la terra. In caso, suggeritemi cosa mettere. Perché fare un bagnetto nella terra, sinceramente, non mi va. Quindi fatemelo sapere. Che poi in realtà avrei potuto usare gli slab. Mi dimentico sempre del potere degli slab. Anche nell'ultimo episodio mi avete scritto: avresti potuto usare gli slab per far prima. Sì, è vero. E mi sono completamente dimenticato. Boh, non lo so, dai, per ora la lascio così e in caso poi mi dite voi. Non lo so, perché proprio non ho idea di come potrei farla. Cioè, vorrei usare il quarzo, ma non ne ho abbastanza e ne sono certo che non ne ho abbastanza, a meno che non uso gli slab, però ormai sono sopra, quindi niente quarzo. Direi che la piscina è stata fatta, il vostro suggerimento è stato preso, la pietra ne abbiamo fatta un casino, proprio unexpected, quindi la metterei giù tutta. Ci sono sti pezzettini che mi fanno abbastanza schifo e quindi diciamo che è mio obbligo cambiarli. Perfetto, quindi qua c'è la porta, anche questi li cambio palesemente. E poi dovrei rimettere anche le porte. Perfetto, magazzino muffito, cioè. Che delirio, che delirio. Però ci sono troppi zombie. Cioè, io non so se voi li sentite, ma io sento troppi zombie. Alright. Quindi mi tolgo le cuffie come è giusto che sia. E direi che la piscina mi è piaciuta. Spero che anche a voi sia piaciuta. Fatemelo sapere nei commenti in caso. Vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento domani, alla solita ora, con un nuovo video. Ciao!